capito che abbiamo pensato per così dimostrare un ulteriore passo verso quello che è l'attenzione al nuovo ospedale. È chiaro che ci sono realtà che sono dei simboli e noi in questo momento abbiamo davanti un simbolo molto forte. Il simbolo rappresentava storicamente un qualche cosa che rappresentava un mettere insieme le cose. Proprio etimologicamente simballo vuol dire gettare insieme, ma rappresentava un patto, perché di solito il simbolo uno era legato proprio al patto di ospitalità, era quel gesto in cui due persone, di cui uno era ospite e l'altro ospite, perché in italiano lo stesso termine indica sia chi ospita che chi ospitato, che a fronte spezzavano un qualche cosa e rimanevano due parti che in qualsiasi momento doveva rappresentare che c'era stato un accordo, un patto per accogliere. E riguardando anche le parole che aveva detto nel 1990 Giovanni Paolo II, faceva ovviamente riferimento alla parabola del buon samaritano, che rappresenta, credo, per tutti in senso il patto, che deve dare motivo a questo. E quella persona che scendeva da Gerusalemme a Gerico era mezza morta, per cui non si sapeva se sarebbe vissuta o no, era mezza morta. Non si sapeva niente di lui e non si sa niente di lui, si sa solo che era mezza morta. E qualcuno decide che vale la pena di provare a scommettere sulle sue possibilità. E cosa fa? Lo vide, ne ebbe compassione, gli si avvicinò, gli medicò le ferite, gliele puntò, ci mise su olio e vino, poi lo carica sul suo cavallo, lo porta in un albergo, sta con lui perché parte la mattina dopo, si preoccupa di lui e quando va via chi lo lascia gli dice curatene, e gli ha fatto vedere che cosa ha fatto per lui. Quindi non è che è una cosa semplice. Allora dietro questo penso che quando tutti noi passeremo alla mattina per venire a lavorare, forse sappiamo qual è il patto che noi facciamo accogliendo le persone, perché noi sicuramente possiamo vederci in qualsiasi posizione a fronte di questa parabola, ma sicuramente questo storicamente rappresenta l'albergo, è il posto dove le persone che hanno anche un minimo di speranza vengono accompagnate da qualcuno e ci vengono lasciate, e noi dobbiamo scommettere con loro sulle loro possibilità di salvezza.